Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Corecom Toscana, giudizio positivo sull'attività svolta nel 2021, approvata una risoluzione a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale. La risoluzione presentata dalla Presidente della Commissione Istruzione e Cultura è stata approvata con 20 voti a favore e 2 contrari e 3 astensioni. Tra le indicazioni della risoluzione, oltre al bilancio, le raccomandazioni a estendere l'esperienza del patentino digitale a tutto il territorio regionale e di prestare attenzione alla possibilità di realizzare percorsi formativi specifici per gli insegnanti e di prestare attenzione al linguaggio di genere ai fini di educazione permanente dell'intera cittadinanza. Una valutazione ampiamente positiva perché, nonostante la difficoltà di questi anni di pandemia, il Corecom ha mantenuto tutti i suoi obiettivi. Si è concentrato su progetti che in questi anni si sono rivelati strategici e importanti per la comunicazione in Toscana. Penso soprattutto ai progetti educativi con le scuole, il progetto del patentino digitale che insegna ai ragazzi come frequentare uno spazio sociale che spesso pensiamo di poter così occupare senza curarci minimamente delle regole della buona convivenza civile. Mentre il Corecom sta da anni lavorando a un progetto, appunto quello del patentino digitale, che è volto proprio a colmare questa lacuna. Abbiamo raccomandato nell'approvare la relazione del Corecom che questo progetto venga ampliato e possa diventare un progetto che riguarda e che tocca tutte le scuole della Toscana. Mi sono molto stupita perché i colleghi della Lega, che avevano unanimemente approvato la relazione in commissione, hanno poi cambiato idea in aula oggi, ma sostanzialmente le attività del Corecom da giovedì scorso a oggi sono rimaste immutate, sono sempre le medesime. Ma si sa che le opinioni politiche poi hanno delle loro logiche di agglomerazione e di consolidamento. Il Corecom si è dimostrato anche all'altezza delle aspettative dei toscani e delle toscane per quanto riguarda l'assistenza nei rapporti con i soggetti della telefonia, raccogliendo molte istanze e facendosi promotore secondo le competenze che la legge gli attribuisce. Abbiamo anche raccomandato al Corecom attenzione a 2 temi in particolare, che sono la formazione degli insegnanti, perché formando gli insegnanti si possono moltiplicare in senso esponenziale i benefici a favore della comunità dei giovani toscani e delle giovani toscane, e poi l'attenzione al linguaggio di genere, perché in questo campo un monitoraggio attento e una sorveglianza dei mezzi di stampa costituisce anche una forma di educazione diffusa di tutta la cittadinanza toscana. Nel 2021 la relazione consuntiva avevamo votato a favore in commissione, perché sappiamo che il Corecom lavora in modo abbastanza, diciamo, positivo per tanti fattori, risolve molte controversie, lavora con le scuole anche se per ora in modo parziale e così via. Però poi abbiamo fatto una riflessione, abbiamo visto che la relazione è molto similare a quella dello scorso anno, nel senso che ormai il Corecom fa sempre le stesse cose e forse avrebbe bisogno di essere un po' rivisto. Quindi mi piacerebbe che si riportasse in commissione il discorso Corecom per vedere di adeguarlo ai tempi di oggi, perché sono molto veloci. Inoltre la riflessione più importante è politica, perché l'anno scorso a giugno la maggioranza ha presentato una proposta di legge, la 51, proprio sul Corecom, però è rimasta lì lettera morta, non si sa che fine abbia fatto. E questo non ci piace, perché avevamo già iniziato a preparare degli emendamenti per rendere il Corecom, diciamo, adatto ai giorni di oggi, perché ha bisogno appunto di una revisione, come dicevo prima, e invece niente, non se n'è più parlato, non è ancora stata portata in commissione, non si sa perché l'hanno presentata loro, e quindi ci domandiamo, ci sono dei problemi politici al loro interno? Forse. Allora, per queste questioni in aula ci siamo astenuti. Il Consiglio regionale della Toscana, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato il bando Rigenerazione Toscana, con l'obiettivo di riportare i ragazzi e le ragazze al centro della vita attiva.
L'incontro, che ha visto la partecipazione di Under 35 e di ragazzi coinvolti nel progetto Giovani Sì, prevede lo stanziamento di 1.750.000 euro riservati ai comuni per progetti di investimento. Un bando voluto all'unanimità dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con l'obiettivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione pari quasi a 2 milioni di euro, rivolgendoci soprattutto ai più giovani. Oggi siamo qui insieme ai sindaci di Anci Giovani, ringrazio Luca Baroncini, ringrazio Francesca Brogi, ringrazio Bernardica, per confrontarci insieme a loro sulle proposte che noi abbiamo messo in campo. 4 linee di intervento, quella che chiamiamo rigenerazione culturale attraverso iniziative di street art, la rigenerazione sociale, provando a costruire dei luoghi di aggregazione sociale e giovanile, la rigenerazione inclusiva, provando a mettere a disposizione dei comuni che lo vorranno dei parchi gioco inclusivi, e poi un momento per far conoscere i nostri talenti della musica giovanile. Ogni singolo comune potrà partecipare ad una sola di queste linee di intervento per un massimo di 15.000 euro di finanziamento. Chiediamo ai comuni un piccolo sacrificio, che è quello di cofinanziare l'opera per un minimo del 20%. Noi speriamo che tanti comuni della Toscana possano partecipare e che tanti giovani possano essere protagonisti attivi della vita delle nostre comunità. Io sono davvero orgoglioso del lavoro che il Consiglio regionale ha fatto e voglio davvero dire grazie al Presidente Mazzeo, a tutto il Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza, perché hanno permesso a questa istituzione di occuparsi, accanto all'importanza di mantenere l'eredità ricevuta dal passato, e pensiamo all'impegno che avrà il Consiglio regionale sul recuperare le rocche storiche della nostra Toscana, anche un impegno verso il presente, ciò che oggi possiamo costruire e lasciare nel futuro. Quindi davvero un atto di coraggio del Consiglio regionale che merita di essere riconosciuto e di far vedere quanto le pubbliche amministrazioni, la Giunta, il Consiglio, ma anche i comuni e tutte le altre amministrazioni pubbliche devono avere sempre al centro della propria attività l'impegno verso i giovani, che non sono il futuro del paese. Il futuro è un tempo che oggi non esiste, lo possiamo immaginare ma non esiste. I giovani già ci sono e già oggi possono e devono contribuire al rafforzamento delle nostre comunità. Quindi grazie al Consiglio regionale per il lavoro che ha fatto. Io sono certo che avrà questo bando una larga risposta dalle amministrazioni pubbliche, ma anche da quei tanti enti del terzo settore che al fianco dei comuni si impegneranno per produrre e per mettere in atto questi progetti. Con la ripresa del nostro operatore Marcello Sani, come vedete, siamo tornati a Firenze in via Cavour numero 4, sede del Consiglio regionale della Toscana. Oggi, a margine della seduta del Consiglio, si è presentata questa importante e interessante giornata di riflessione sulla giustizia sociale. La conferenza stampa di presentazione di questo evento è avvenuta in questo istante. L'evento stesso si svolgerà invece sabato prossimo 14 maggio a Castiglion Fiorentino. La giustizia sociale passa dalla dignità. Facciamo un 68, e questo è il titolo dell'evento programmato nella cittadina in provincia di Arezzo. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, il consigliere espressione del territorio e Sara Rapini, che è presidente di questa interessante associazione ragazzi speciali Onlus di Castiglion Fiorentino. Ma andiamo a sentire i protagonisti. Sì, questo nostro progetto che presentiamo questa mattina è proprio per riaccendere proprio un focus, partendo dalla legge 68 che integra i ragazzi nel mondo del lavoro. Noi sono 7 anni con la conserveria che svolgiamo un'attività nel laboratorio di trasformazione alimentare, e con i ragazzi con autismo, anche importante, abbiamo avuto la possibilità di vedere che si può veramente fare delle cose. Quindi perché non provare ad accendere questo focus, dove vediamo che la legge, pur quanto sia fatta bene, ma non è abbastanza per quando si va a introdurre la disabilità intellettiva, quindi quando si parla di salute mentale, e la giustizia sociale, se non passa dalla dignità, non è giustizia sociale. Un'iniziativa bella e utile, esempio di sussidiarietà tra chi fa le norme, in questo caso, e chi invece si trova ad applicarle. L'esperienza dei ragazzi speciali è veramente un'esperienza molto bella, che è andata oltre anche quello che
la legge prevede. Non per niente oggi ci propongono una riflessione sulla legge stessa, che come tutte le leggi può essere migliorata alla luce della loro applicazione. Sappiamo che per quanto riguarda la diversa abilità psichica, molto dipende anche dal contesto, quello ambientale, quello sociale, quello di inserimento nell'ambito della società. L'esperienza che stanno facendo i ragazzi speciali è veramente incredibile da questo punto di vista e abbiamo la dimostrazione di come si può mettere a frutto una diversa abilità, appunto, passando da quello che può essere un handicap a quello che invece è una grande opportunità. Questi ragazzi, attraverso questo progetto della conserveria, stanno dando il meglio di sé e stanno veramente dando anche prova delle loro capacità per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi credo che il Consiglio regionale non può altro che essere attento ad esperienze come queste e partecipare a momenti di riflessione come quelli che i ragazzi speciali ci stanno proponendo per sabato prossimo. La diversità è un'opportunità, a noi il compito di valorizzarla. Ogni persona, ogni ragazza, ogni ragazzo ha dei talenti. Il compito è di cercare di far sentire ognuno, indipendentemente da quello che è, protagonista della sua vita. Guardate, l'esperienza della conserveria che permette ad ognuna di queste ragazze e di questi ragazzi di sentirsi protagonista e orgoglioso di un lavoro che poi arriva sulla tavola di ciascuno di noi. E in questo impegno ci sta la voglia, e ringrazio davvero la Presidente dell'Associazione Ragazzi Speciali Onlus, Sara Rapini, per aver voluto portare qui, insieme al Presidente del Gruppo Consiliare del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, questa conferenza stampa, dà anche il senso di qual è la strada che noi vogliamo percorrere. Oggi è un modo per dire grazie alle tante volontarie, ai tanti volontari, alle famiglie, a tutti coloro i quali si impegnano in prima linea per restituire dignità. E questo slogan del loro convegno di sabato prossimo, facciamo un 68, vuol dire cerchiamo la rivoluzione, rivoluzioniamo il punto di vista, questo spetta a noi, spetta alla politica, e noi non ci volteremo dall'altra parte e faremo la nostra, faremo con il nostro impegno tutto quello che possiamo, perché davvero la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia. È intervenuto il presidente Giani sul tema del rigassificatore a Piombino. Ascoltiamo nelle sue parole la posizione di Regione Toscana e lo stato dell'arte su questo intervento che riguarda non solo la nostra regione. Effettivamente il governo, più che diciamo un incarico ad hoc, in questo caso alla mia persona, sta pensando a un decreto legge che circola alle figure dei presidenti delle regioni, laddove viene scelto di posizionare le due navi rigassificatrici che sono state acquistate dallo Stato. E Piombino, è inutile negarlo, è una delle più probabili. Naturalmente noi abbiamo fatto fare tutto il lavoro, diciamo, di verifica di quello che erano le compatibilità con il porto. Un porto realizzato dalla Regione Toscana doveva, vi ricordate, essere il porto dove si smontava la Costa Concordia, poi la Costa Concordia fu smontata altrove, però lì ci troviamo ora un porto molto importante con 20 metri di pescaggio, con una possibilità di essere punto di riferimento logistico per tutto il centro Italia. È evidente che non c'è solo da prevedere la rigassificazione. Se lì il governo decide che deve andare la nave, bisogna che si faccia carico anche di tutta un'altra serie di operazioni, le bonifiche in quei luoghi che sono particolarmente importanti per la popolazione, la nuova strada, la 398, che deve collegare direttamente dalla strada di grande comunicazione detta Aurelia alla realtà di Piombino, senza dover passare dal centro ma invece mantenendo il flusso di traffico sull'esterno, le stesse operazioni per installare quelle condizioni con un forno elettrico perché la siderurgia possa ripartire. Ecco che sono compiti che richiedono una sorta di intesa per Piombino e io sono convinto che questo ruolo può essere esercitato dagli enti locali nel complesso, dalla regione, se sarò per questo meccanismo dei presidenti di regione individuati come commissari, cercherò proprio di portare avanti questa impostazione. Thank you.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.